Benvenuti di nuovo nel canale Kanko Kanaiki, amici miei. Grazie del sostegno che mi date. Lo so, lo dico in ogni video, però è vero. La comunità, voi della comunità mi aiutate. Vi ringrazio perché l'ultimo video è andato molto bene e quindi abbiamo avuto molte visualizzazioni, molti like e molte iscrizioni. Quindi vi ringrazio di cuore. E proseguite a mettere il like sotto il video perché è un feedback importante. E soprattutto iscrivetevi al canale per chi non l'ha ancora fatto, perché ogni vostra iscrizione è un aiuto al canale, è gratuito, quindi l'iscrizione non è che comporti qualcosa. Comunque sia, ogni vostra iscrizione è un aiuto che date a me, e perché mi fate capire che sto facendo bene il mio, tra virgolette, lavoro, e sto portando avanti sto dando gioia, tra virgolette, sempre gioia, perché tra virgolette, comunque sia, vi sto dando comunque sia un momento di sorriso e di rilassamento attraverso i nostri video. Vi chiedo poi la gentilezza di iscrivervi al canale di Susie Sensei, la mia scena di Savitri, che sarà il nostro secondo canale, dove metterò tanti video che ho già trattato qui nel Kanko Kanaiki, ma che magari non hanno avuto quel seguito, ma comunque si è formata una nicchia, quindi sarà carino metterlo lì per poterne parlare. E ovviamente per chi avesse Instagram vi chiedo la gentilezza di iscrivervi sempre alla miscellanea di Savitri e al Kanko Kanaiki che trovate qui sotto. Lo troverete come miscellanea di, che sarebbe la pagina di Susie Sensei su Instagram, dove parla di libri e mette delle belle fotografie. E ultime due cose, qui trovate per il Kanko Kanaiki, trovate le magliette su Teespring, Tree of Life, su Teespring, che trovate qui sotto in descrizione, che sono le nostre magliette che ho preparato e sono a prezzi di costo perché volevo venire incontro a tutti gli amici che sono legati al canale stesso, quindi troverete tutto quanto lì e mi fa piacere che le persone abbiano le nostre stesse magliette, perché nell'eventualità che ci si incontri sarebbe carino che ci si riconosca grazie alle magliette. E ultima cosa, per chi volesse utilizzare le attrezzature che utilizzo io, troverete tutte le informazioni sulla vetrina che ho aperto su amazon.it/shop/kankokanaiki, che trovate qui sotto, per chi volesse adoperare le stesse cose che sto adoperando io per fare i video. Allora, una cosa importante prima di proseguire, vi ricordo che la nostra carissima amica giapponese, perciò madrelingua giapponese, Keito Sensei, terrà un nuovo gruppo di lezioni dal 14 novembre 2020, no, siamo al 21, 2021, 2021, e lo terrà dal 14 novembre 2021. Vi consiglio di iscrivervi, troverete tutte le informazioni per quanto concerne, potete mandare tranquillamente l'email a info.kankokanaiki@gmail.com che trovate qui sotto in descrizione, per avere informazioni sui costi delle lezioni, su quante ore ci sono. Ricordatevi che abbiamo un piccolo sconticino per chi è iscritto al canale, quindi l'iscrizione è gratuita e lo sconto diventa automatico se siete iscritti, ok? Poi ultimissima cosa, per chi volesse venirmi a trovare, sapete già, sono un insegnante di provincia, potete tranquillamente venirmi a trovare a Sinnai, che è nella provincia di Cagliari, a Sinnai. E il mio dojo è lo Shinshinkan Dojo, che trovate qui come immagine. Ci sono sempre ogni martedì e giovedì dalle 20 alle 21:30, oppure come alcune volte fino alle 22, a seconda se organizzo delle lezioni un pochino più specifiche per i miei allievi, ok? E ovviamente via Amat 4, quindi è il luogo dove insegno, quindi per chiunque volesse e fosse interessato può venirmi a trovare con serenità. Allora, il video di oggi inizia una nuova serie, spero che vi piaccia. Ho visto che un video che avevo dedicato all'Ultimo Samurai è andato molto molto bene, quindi ho pensato, dato che io e Susie abbiamo questa passione e amore di guardarci le serie TV, i film, eccetera eccetera, ho pensato di fare una serie di video dove commento, se possibilmente cercherò di evitare lo spoiler, però commento se ci sono il lato storico, se c'è il lato marziale e se c'è il lato anche culturale riguardante il film stesso, ok? Quindi sceglierò dei film e ne parlerò. Ovviamente quelli più noti, tipo
Ma John Wick, Jason Bourne, magari sì, ci dedicherò qualcosina, però in generale sappiate che quelli essendo dei film molto diffusi, difficilmente vorrei parlarvi più che altro di quelle cose, quei gioiellini che si trovano su Amazon Prime o su Netflix, ok? E quindi questo è quanto. Quindi oggi parliamo del The Punisher, ok? E ci vediamo tra qualche secondo. Benvenuti voi nel Kane Kanku Kanaiki, amici miei, benvenuti nella seconda parte. Sono Songyun Devi Cho, maestro del Kanku Kanaiki, sesto dan di Aikido, Menkyo Hoku Den Tidai Toryu, ho qualche grado sopra cintura nera di Judo e dal 2014 ho fatto un pochino di box. E sono un prepper, uno storico, un amante degli animali e uno youtuber, una persona qualsiasi come voi, capito? Che ha la sua vita, e ha le sue passioni. Mangia, dorme e si lava, tutto quello che vuoi, come tutte le altre persone del mondo, quindi non sono nulla di speciale. Però sono dietro alla videocamera e cerco di condividere la mia opinione, le mie passioni con tutti voi, ok? Quindi sono uno primus inter pares, sì, sono uno tra le tante persone come, e preferisco essere così. Anzi, se vogliamo dirla tutta, sono un piccolo insegnante di provincia di Aikido. Allora, e dai, Toriyo. Allora, The Punisher, molti di voi lo conoscono sicuramente molto meglio di me. Io, personalmente parlando, i fumetti li ho letti, non è che non li abbia letti. Io ho avuto da giovane la passione dei GDR, giochi di ruolo, RPG sarebbe Role Playing Games, e ho giocato a Advanced Dungeons and Dragons seconda edizione, molto, quello molto, con tutte le scatole, collezionavo le scatole dei vari mondi, Mistara, Ravenloft, Dark Sun, Birthright, cioè collezioniamo queste cose e ci ho giocato per tanto tempo con i miei amici e colleghi di quel periodo là, e di quel periodo di giovinezza. Ho giocato molto ai videogiochi e ho letto molti libri, cioè comunque sia ho avuto delle grandi passioni da giovane, quindi effettivamente anche il fumetto è stato un periodo in cui collezionavo fumetti, cioè andavo lì, compravo il fumetto, tra cui per esempio Hokuto no Ken, per esempio Kenshiro, oppure tanti altri fumetti, il Tre per Tre Occhi. A me piaceva moltissimo Tre per Tre Occhi, per strane ragioni mi piaceva moltissimo, anche se poi alla fine è diventato un pochino strano verso la fine. Comunque in generale ho seguito moltissimo questi fumetti, il mondo dei fumetti, però più che altro giapponese, che come sapete io stesso, essendo orientale, la mia propensione sia per le arti marziali sia per tutto quello che concerne l'Oriente è stato come un cercare di scoprire quello che tra virgolette mi mancava durante la mia adolescenza. Ossia, sapevo di essere diverso dagli italiani, dai miei compagni, anche se loro non mi hanno fatto mai sentire diverso, devo ammettere, i miei compagni di classe, i miei compagni di pratica mi hanno sempre fatto sentire come uno di loro, un ragazzino al massimo, però non mai come straniero, mai mai mai. Però ero io a sentirmi diverso, perché ovviamente pensavo, ragionavo, parlavo, e quindi ovviamente cercavo delle risposte verso l'Oriente attraverso il fumetto, attraverso le arti marziali, attraverso tante cose. Questa è stata una delle motivazioni per cui mi sono avvicinato al mondo delle arti marziali, a parte il richiamo. Perché effettivamente, cioè, io penso che ciascuno di noi, quando vuole fare arti marziali, tendenzialmente sin da bambino ha un certo richiamo, c'è una certa gioia nel vedere. Molti hanno visto il film di Bruce Lee, avevano quella gioia di vederlo. Molti altri hanno visto altri tipi di film, sempre sulle arti marziali, e con quella gioia di vedere, di indagare, di informarsi, di provare, di inventarsi anche le tecniche di quando si è bambini, eccetera, eccetera. In generale si porta a cominciare a praticare. Questa è stata. Ci sono tante motivazioni. L'ho avuto anch'io questa passione di guardare i film di arti marziali. Infatti, ne ho visti tantissimi riguardandoli oggigiorno, e vorrei fare anche una recensione su alcuni film che ho visto di vecchia data, che ho visto, che sono un po' buffi da vedere, però sono sempre ricordi del passato. Allora, The Punisher ovviamente non rientra in quello che io guardavo, devo ammetterlo, perché i fumetti americani erano, a parte non erano il mio mondo. I supereroi da bambino ho guardato Superman, l'Uomo Ragno, però li guardavo attraverso la televisione, quei cartoni animati che di tanto in tanto facevano una serie, mettevano online.
Gli tengo patate gli X-Men, li ho guardati un pochino alla lontana quando ero ragazzino. The Punisher, essendo uno da un filmato della Marvel, non l'ho proprio visto, devo ammettere, non sapevo neanche l'esistenza. Vidi tanti anni fa il primo film di The Punisher, reputai il film da una parte carino perché compariva uno Spider-Go, vabbè, deformazione della passione sui coltelli, compariva mi sembra il Matriarch o il Civile. O il civil, civilian, comunque se o il matriarch o il civilian comparivano con la punta giù, comparivano ovviamente c'era passione. Come d'altronde chi è appassionato di Spider-Co cerca di trovare tutti i film dove compaiono i Spider-Co. Allora, però il film in sé per sé, carino, ma troppo fumettistico. Allora, in questi giorni ho avuto l'opportunità di guardarmi The Punisher, versione Netflix. Perché l'ho guardato? Non perché c'era il The Punisher, che non sapevo neanche, cioè, a parte quel film che mi sembrava un po', come direbbero noi in Sardegna, Aiceci, un po' così così, carino, c'era John Travolta, c'era anche quell'attore molto famoso che poi ha fatto, quell'attore che ha fatto il The Punisher, il protagonista, ha fatto, non mi ricordo il nome, ha fatto successivamente un bellissimo film che vi consiglio di vedere riguardante un racconto di Steven Seagal, The Mist. La nebbia, che è bellissimo, uno studio sociale magnifico. Dovrei fare anche una recensione di quello. Bello, eh? Bello, proprio un bel film. E allora, mentre invece, papà, mi ci sono avvicinato perché ho riconosciuto l'attore che mi sembra che facesse il personaggio Rico, se non mi sbaglio, si pensava di Walking Dead. The Walking Dead compariva nelle prime tre stagioni, mi sembra prime tre stagioni o prime due, dove l'amico di Rick Grimes, del protagonista, che si innamorava con della moglie di Rick Grimes. Non faccio lo spoiler per chi non avesse ancora visto The Walking Dead. Comunque, in generale, essendoci quell'attore, avendo apprezzato le qualità di quell'attore, che poi compare anche in un film sull'11 settembre, comunque sì, l'ho sempre apprezzato, mi sono detto, c'ha la faccia di uno che avrebbe potuto fare i Marine, c'ha la possibilità di poter esprimere qualcosa. Quindi ho cominciato a guardare la prima serie e ho proseguito con la seconda. Allora, vi premetto che la prima serie rimane ancora un pochino fumettistico, un pochino vicino al, tra virgolette, al film, anche se la storia è stata un po' cambiata, secondo me l'hanno fatto bene a cambiarla un pochino, perché quello del film non so quanto sia legato al fumetto, però ricordatevi, c'è sempre l'interpretazione, perché loro, cioè loro stessi, quelli della Marvel, parlano di multiverso, da quello che ho capito. E quindi ho visto, mi sembra un'immagine dei The Avengers, non l'ho ancora visto quel film. Endgame, mi sembra, dove compaiono tanti universi, compaiono vari personaggi che erano morti, ritornano, è tutto un caos, ok? Che secondo la teoria fisica può esistere N universi, quindi non è così sbagliato questa fantasia. Però, pur rimanendo una fantasia attualmente, però in generale vedere The Punisher nel film può essere effettivamente un universo parallelo in confronto a quello che compare nel telefilm, quindi non è che possiamo sbalordirci o dire oh, ha fatto un errore. Un conto è dire Tolkien, ci sono degli errori gravi nel film dei Signori degli Anelli in confronto al libro stesso, e lì è un conto è criticare dal libro al film e viceversa, oppure Il Trono di Spade dal libro al film, al telefilm sono due cose differenti, eccetera eccetera, almeno le ultime stagioni. Mentre invece con Pane, ci ribadisco, hanno fatto questa cosa di cambiare un pochino la trama, lo hanno reso secondo me tra virgolette più realistico. Io mi aspettavo delle cose un pochino più fantasiose, come in finale deriva da un fumetto, sicuramente vedere cose fantasiose, tipo, non so, all'improvviso con la comparsata di un personaggio iperpotente con poteri magici, eccetera eccetera. Ricordiamoci che comunque stanno nel medesimo universo di tutti i personaggi supereroi della Marvel. Quindi avevo immaginato una cosa del genere, mentre invece è rimasto molto molto coi piedi per terra. E questo mi è piaciuto molto. A parte il fatto che mi piace la questione che il protagonista non appare, tra virgolette, invulnerabile, ossia viene ferito, riceve le ferite e con queste ferite va avanti. Ci sono delle ferite che lui porta avanti per 3, 4, 5 puntate, che sono settimane, mesi nel telefilm, cosa che ovviamente lo sappiamo tutti, l'iniziatore di questo tipo di immagine lo dà, per esempio, in questo genere di film di azione, i film di Jason Bourne. Bourne
viene ferito e si porta avanti questa ferita per parecchie settimane. Si vede lui che viene seguito, non è che da un'immagine, da un frame all'altro è guarito, capite? E questo è molto molto bello, perché ci avvicina più a non all'immortalità del personaggio, bensì proprio alla sua fragilità, perché ovviamente ci permette di capire che è un personaggio vivo che ha i suoi sentimenti e soffre, sa soffrire. La differenza è che sa soffrire, non è che si accascia per te è finita. E bisogna vedere che per Punisher effettivamente ne riceve di tutti i colori, ma di tutti i colori, nella prima stagione. Nella seconda pure riceve danni, ma comunque come va avanti, nonostante abbia parte del corpo fasciati. Bello, bello, bello. Per quanto concerne le arti marziali, io devo ammettere che sono molto contento, perché personalmente parlando, sarà per deformazione, a me non piacciono i film cinesi dove si vola, dove si fanno i calci mega galattici. I film alla Van Damme da bambino ero molto appassionato, oggi non riuscirei più a guardarli. Perché non riesco? Perché so che è un po' inverosimile. Ovvio, esistono gli incontri di kickboxing, esistono gli incontri di Muay Thai, lo sappiamo noi, cioè noi del coloro che seguono il canale lo sanno che esiste questo mondo dello sport a combattimento, esistono gli incontri di karate, esistono un po', vabbè lasciamo perdere gli incontri di taekwondo che secondo me sono un pochino molto brutti, almeno quello olimpico da vedersi, però in generale, almeno l'olimpico di oggi, perché ricordiamoci nell'88 quando introdussero per la prima volta il taekwondo alle olimpiadi, il combattimento era magnifico, solo che oggigiorno per varie motivazioni l'hanno reso quello che è. E allora, tornando a noi, che a me non piace, poi può piacere, non è opinione opinabile ragazzi, non è che si deve criticare per forza di cose, fa no, non va bene, a me non piace, poi ciascuno ha le sue idee. Però tornando a noi, il discorso è che comunque sia, i film dove si danno solo pugni e calci, non c'è quella fase successiva che sarebbe la fase lottatoria, dove le persone si avvinghiano, si... no, non mi piace. Steven Seagal, ridendo scherzando, e voi sapete che non apprezzo Steven Seagal, comunque sia, ridendo scherzando, almeno nei film in quando era relativamente giovane, fa vedere comunque sia, è più realistico Steven Seagal che Van Damme. Perché è più realistico? Perché Steven Seagal fa vedere che sbatte la gente addosso agli oggetti, li proietta sopra un tavolo, li fa cadere da X punto. È vero, il problema di Steven Seagal è che è invulnerabile, tranne quelle cicatrici che riceve in trappola al mare, che è voluto dal regista, tendenzialmente non ha un danno. E questa è la finzione che non mi piace. Per questo motivo io sono un fautore dei film post Jason Bourne, dove i protagonisti si fanno male. John Wick stesso, quante ferite riceve? Idem con patate per Punisher, è più realistico. In un combattimento, ricordiamoci, questa è la morale di questo video, la morale dei telefilm, è fantasia. Però se si dà continuamente l'idea che l'idea che hanno dato negli anni 80, 70, 80, 90, tipo un Bruce Lee che tranne nel film Operazione 3 dell'Operazione Drago non riceve nessun tipo di danno, tendenzialmente, però Bruce Lee comunque sia rimane più vicino alla realtà. E ora vediamo il post Bruce Lee, ci sono personaggi che non, cioè alla Chuck Norris che non, gli scoppia la bomba a un metro di distanza, non c'è neanche lo spostamento dell'onda d'urto d'aria, cioè capite? Ci sono state delle situazioni, vabbè che noi ironizziamo con l'ottimo Chuck, però in generale in molti film di quel periodo sembra che le persone non abbiano un danno. Io vi posso assicurare, e vi parlo, farò anche eventualmente una recensione su Lethal Weapon, non Lethal Weapon, quello era arma letale, bensì Martial Law, oddio, un film assurdo, che ha un suo tema, è molto carino, però è assurdo perché dicevano calci in faccia, pugni in faccia, quello che volete voi in faccia, ed è lindo, truccato, tranquillissimo, neanche il sudore. Quindi questa cosa ha creato? Nel mondo delle arti marziali ha creato l'idea, nel popolo, l'idea che il maestro di arti marziali è una persona invulnerabile, e da lì nascono i cosiddetti santoni, e il male nasce proprio dai media, è vero. Il male del mondo delle arti marziali, che ha portato alla morte stessa delle arti marziali, è stata
è stato effettivamente iniziato dai media, dove l'insegnante sembrava invulnerabile, quasi intoccabile. Da lì abbiamo i key master, abbiamo le persone che dicono ancora oggi, questa è una cosa gravissima, due cose gravi dicono. La prima, che le MMA sono violente. Io questo non riesco a capirlo. Ci sono persone violente sia lì, ma ci sono molte persone violente che fanno Tai Chi e Aikido, per fare un esempio. Violente che non fisicamente, perché non hanno mai ricevuto uno schiaffo in faccia, quindi rimangono molto relativamente vaghi. Però parlano in maniera violenta, fanno polemica in maniera violenta, diffamano in maniera violenta. Quindi questo tipo di persone, che differenza c'è tra loro e un Conor McGregor? Niente, Conor McGregor almeno è fisicamente, sappiamo che c'ha dei problemi, che speriamo che li superi. Gli altri invece, cioè, capite il senso? E idem con patate, questo, questo senso di invulnerabilità, di untouchable, intoccabili, stando dietro a un monitor dicendo oh, perché io non faccio sparring, perché se lo facessi ti farei del male. Ma che stai dicendo? Cioè, se c'hai l'occasione fallo, dimostra. È vero, se c'hai 60-70 anni, cioè l'età ci sta, magari ti sei super appesantito, non ci sono problemi. Però in generale una persona dovrebbe essere sempre sul tatami, non solo a fare la tecnicuccia, bensì a subì la tecnica. Ribadisco, c'erano persone che avevano 90 anni, tipo Tamura Shian dell'Aikido, 90 anni, che faceva da ukep, cioè subiva la tecnica costantemente. E se c'è stato lui, tutti possono farlo. Non è che il maestrone faccia queste cose. Ed è triste. Purtroppo viene dai media, ribadisco, purtroppo viene dai media. E nei media si vede Van Damme invincibile, si vedono tutti questi personaggi invincibili, e tutte le persone credono, ok, essendo invincibili le arti marziali ti rendono invincibile, quindi il maestro deve essere invincibile. Ma de cosa, scusatemi alla romana, ma de che, cioè è brutto da vedersi. Fortuna vuole che da Jason Bourne in poi, almeno io facendo una cronostoria dei film che ho seguito, da Jason Bourne in poi ci sono cose differenti. Noi vediamo Jason Bourne che fa questo, tra Taken con quell'attore, in questo momento non mi ricordo il nome, come si chiama, Taken, sì, è vicino, però lì siamo quasi sull'invulnerabilità, perché fa vedere cose molto realistiche, di tipo fa il finto morto e spara, questa è stata portata da Taken, però in generale è quasi invulnerabile, quindi lì è un po' esagerato. Anche Jason Bourne è invulnerabile, anche John Wick, e questo è il divertimento. Abbiamo dei protagonisti che sappiamo che alla fine arriveranno tranquilli, però nel frattempo hanno i danni. Tornando al Punisher, il Punisher è una persona normalissima, ha le sue capacità da militare, forse da super militare, perché quando c'ha il suo fucile, anche con una mano rotta, riesce a stendere tutti perché è ambidestro. Sì, ci sono delle esagerazioni, questo bisogna ammetterlo, però bisogna ammettere anche che è una persona che va avanti sempre appestato, e questa è una cosa che ho reputato molto molto realistico. I combattimenti secondo me sono di altissima qualità, sono migliorati nel tempo. Nella prima stagione ce ne sono pochi, perché tendenzialmente si preferisce utilizzare vari tipi di armi, tra cui anche il coltello. Nella seconda stagione invece, perciò nella prima stagione è stato così, nella seconda stagione invece vediamo più scontri, almeno ne ho visti due fatti da Dio, veramente fatti molto molto bene. E non spoilerò nulla, però vi do un alert, che sono in un bagno, e lo scontro che viene fatto in una palestra. Cioè, io ho pensato, ecco, questo è molto realistico, molto molto realistico. Ovvio, quello della palestra, non c'è lo spoiler dietro, quello della palestra, lui utilizza i pesi per colpire la gente, questi ricevono danni relativi. Nell'era dei fatti, cioè, possiamo giustificare per il fatto che magari i cattivi erano drogati, quindi si sentivano meno dolore. Però nella realtà, se uno mi dà c'ha un manubrio da anche solo 5 kg, il danno che fa è abbastanza ingente. Quindi per motivi di numeri di persone dentro la palestra che affronta The Punisher, sicuramente gli hanno dato facciamo conto, come ho vi accennato il gioco di ruolo, un'armatura più 6, più 7 per difendersi in confronto al The Punisher.
però effettivamente nel combattimento che si vede molta molta azione, che non è soltanto tecnica ma anche forza brutta, perché anche questa è una cosa da riflettere. Io sono il primo che dice sempre: ragazzi, non utilizzate la forza, ragazzi, non utilizzate la forza, e ribadisco, ragazzi, non utilizzate la forza, perché bisogna imparare il lato tecnico. Quando si sta facendo un kata geiko, un kata a due, si sta praticando un kata, cioè due persone si stanno allenando per imparare la tecnica, non bisogna utilizzare la forza, perché è un momento tuo, nostro, in cui possiamo imparare la tecnica in maniera più pulita possibile, più pulita possibile. Quindi non c'è bisogno della forza, perché l'altro non ci sta facendo resistenza. Però nel contempo bisogna allenare cardio, resistenza e potenza. Perché cardio, resistenza e potenza? Perché nell'attimo in cui dobbiamo applicare la tecnica in un contesto non collaborativo, non da dojo, non eccetera eccetera, dobbiamo avere la forza fisica, dobbiamo avere il cardio per mantenere il respiro, per mantenere la testa ossigenata, i muscoli ossigenati, dobbiamo avere una resistenza affinché l'affaticamento non ci peggiori il respiro, l'affaticamento e le tossine che entrano dentro il muscolo non ci blocchino dall'agire, perché un muscolo stanco senza resistenza crolli subito. Terzo, bisogna avere la potenza, perché per agire, per fare una proiezione, bisogna avere forza, non si può dire il contrario. Poi mettiamo tutti i discorsi che utilizzo l'energia dell'altro, gli do una spinta e nel suo ritorno lo utilizzo per fare una proiezione. Sì, quello sì, lo dice il judo, lo dice il Daitoryu, lo dice l'aikido, io vi parlo delle arti che pratico, lo dice, lo facciamo, è vero, però è un dato di fatto che queste cose devono essere sempre accompagnate comunque sia da una potenza preparazione fisica. E quindi vedere il Punisher dove utilizza anche la forza brutta per sbattere la gente a destra e a sinistra è veramente veramente molto rischio. Io vi consiglio veramente di guardarlo. Ovvio, non è Jason Bourne, non è John Wick. Le storie sono fatte bene, almeno la seconda stagione è fatta molto bene, la prima un po' Aichi, un po' così. Un po', ci sono delle esagerazioni, però è effettivamente un telefilm da seguire, sicuramente migliore di Squid Game, che vi ho detto lasciate perdere, a me non piace, ok? Questo è quanto, ragazzi, il video è diventato di nuovo lungo senza volerlo, però mentre parlo di film parlo anche di altre cose importanti sulle arti marziali o sulla cultura in generale. E proseguite a iscrivervi al canale mio e di Sensei, la Michele Savitri. Mettete i like sotto il video, sono importantissimi. Vi chiederò, come ho detto, di iscrivervi alla pagina Instagram di Sensei, la miscellanea di Savitri, che trovate con miscellanea di, è importantissima, e quello del Kanku Kanai, che così che cerchiamo di raggiungere i 1000 amici iscritti là. Grazie ancora, ragazzi, buon inizio di settimana. E che dire, se avete la possibilità, guardatevi The Punisher, ok? Grazie ancora, che è su Netflix, eh? Grazie ancora e domo arigato gozaimashita.